smile without a reason why. Il sogno della nostra Beatrice supera i confini e arriva sino a Cittadella, dove il comune ha deciso di posizionare giostrine inclusive in due parchi, perché tutti i bambini indistintamente hanno il diritto di giocare e divertirsi. Beatrice sogna una città più umana e accessibile, una battaglia che Rete Veneta sta portando avanti da sempre. E vedere che questa forte, convinta, continua campagna di sensibilizzazione tocca le corde dei cuori anche degli amministratori dei vari enti locali è segno che si sta procedendo sulla giusta strada. Al Parco dei diritti dei bambini di Cittadella possono finalmente arrivare anche i piccoli in carrozzina. Altalene e girevoli a misura di tutti. Basta essere determinati e aver voglia di fare. Tra l'altro noi qui a Cittadella abbiamo installato le giostrine in due parchi. Non ci fermiamo, cerchiamo di rendere la città un po' alla volta più accessibile a loro, in maniera di poter girare e di poter divertirsi, di fare come gli altri ragazzi o gli altri bambini. Emozionata la bassanese Stefania Pontarollo, una delle prime a battersi perché tutti i bambini avessero possibilità di giocare anche nei parchi pubblici, e che accanto a Rete Veneta ha fatto sentire la voce di chi è considerato diverso, facendo capire che proprio la diversità è il punto di forza di ognuno di noi. L'abbiamo raggiunta telefonicamente perché ha voluto essere con il cuore accanto a Beatrice in questa esperienza cittadellese. Se non avessi avuto l'aiuto, il sostegno di Rete Veneta, non sarei arrivata a questo punto. Sono felicissima e sono contenta perché ho capito che ci sono delle amministrazioni che più che del parlare sono sulla politica del fare. Invito altre amministrazioni a prendere esempio da Cittadella, Rossano, Bassano e così via. Questo deve essere davvero uno sprone per tutte le amministrazioni, perché il compito di chi governa una città è quello di pensare concretamente al bene dei suoi cittadini, a cominciare dai più piccoli. E qui a Cittadella la mamma di Beatrice ha avuto una folgorazione, innamorata della giostrina girevole. Tanto che l'abbiamo provata e devo dire che sarebbe molto bello averne anche a Bassano, perché è una giostrina che permette di giocare insieme proprio nello stesso momento i bambini, tutti i bambini nella stessa maniera. È una giostrina che almeno Beatrice l'ha provata ed è molto divertente, sognava di utilizzare queste giostrine. Amministratori, insomma, prendete appunti e intanto vi lasciamo alla gioia dei bambini.